La società HC Valdagno ha comunicato ufficialmente di trovarsi in una situazione di cluster Covid che in questo momento ha colpito circa l'80% del club di A1, con conseguenze anche sulle altre attività di Serie B e giovanili, con conseguente tutela di tutti gli altri che hanno dichiarato la propria impossibilità nella prosecuzione dei playoff. In conseguenza di tale comunicazione, in applicazione a quanto stabilito dal protocollo, secondo comma ultimo punto, la società Valdagno 1 è estromessa dalla disputa dei playoff qualificazione, con conseguente passaggio al turno successivo della società avversaria Correggio Hockey. È con questo secco comunicato che la Federazione Italia Sport Rotellistici, intorno alle 22:30 di lunedì 26 aprile, ha comunicato la bomba scoppiata all'Hockey Club Valdagno, che milita nel campionato di A1 e che doveva scendere in campo martedì contro il Correggio. Una doccia gelata a sole 24 ore dà una grande soddisfazione per il club valdagnese campione d'Italia con la squadra femminile. Il focolaio di Covid si è sviluppato nella prima squadra nelle ultime ore ed è emerso dai test rapidi obbligatori prima di ogni gara, poi confermati dai test molecolari. Come dichiarato dal coach Diego Mir, uno è il caso positivo già certificato, il giocatore in buona forma, ma probabilmente nella serata di lunedì se ne sono aggiunti altri. Immediato l'intervento dell'Ulsotto Berica, che aveva bloccato un paio di altri atleti tramite l'isolamento fiduciario. Un epilogo sfortunato per il Valdagno, che saluta anzitempo il campionato dopo aver giocato ai primi posti sino al girone di ritorno, terminando in settima posizione a pochi punti dal quinto e dal sesto posto.